è Salvatore Allocca. E l'ha accompagnato la signora Maya Gili, che è la costumista di questo film. Che bello! E non vuole sapere più parte, però insomma. Non solo di questo film, ma anche del aiuto costumista del Pasolini di Abel Ferrara, quindi insomma con un buon curriculum alle spalle. Allora, come un ragazzo di 34 anni che fa un film in comproprietà con... Vuoi sapere com'è nata l'idea? Sì. Ok. Perché, perché l'altro titolo sembra un po' un titolo alla Luca Lucini, insomma, quello che hai fatto in comproprietà sì, con la regista. L'idea è nata nel 2011-2012, quando ci sono stati questo grande afflusso di immigrazione al Nord Africa successivo alla prima era araba, no? Perché in quel periodo venivano tanti giovani che avevano fatto le rivoluzioni nei loro paesi, perché la prima era araba non è stata circoscritta solo alla Tunisia, c'è stata anche in Egitto, poi c'è stata la Bagara in Libia, insomma sono state tante primavere arabe, diciamo, in quel periodo lì. E tutti quelle persone che venivano in Italia in quel periodo erano giovani come me, cioè erano appunto ragazzi che hanno fatto la rivoluzione, andavano via dal loro paese e volevano vedere il mondo, quindi io mi ci identificavo molto, no? In quelle persone, in quei ragazzi, quindi in quel particolare flusso di immigrazione, perché anch'io come loro pensavo di lasciare l'Italia, andare magari all'estero a vedere nuove prospettive e vedevo questi ragazzi invece non lo potevano fare perché erano nati dalla parte sbagliata del Mediterraneo, no? E vidi in quel periodo una fotografia che ritraeva alcuni di questi ragazzi che erano appena fuggiti dal centro di accoglienza, perché poi ecco, c'era pure un grande caos politico in quel momento, non si sapeva se si potevano tenere, se si potevano mandare via subito, insomma c'era un grande caos. E quindi avevano fatto questi centri di accoglienza che erano veramente delle tendopoli costruire all'oggi e al domani, non li buttano dentro, non si sapeva che dovevano fare, quindi questi ragazzi fuggivano, no? Chiaramente, perché non ci volevano stare. E vidi questa foto che li ritraeva alcuni di questi ragazzi che festeggiavano libertà, evidentemente appena ritrovata, alle loro spalle una foto, c'era una rete, e loro erano davanti con un gruppo di musicisti che festeggiavano, cioè la foto li ritraeva così. E quindi da lì mi venne l'idea di raccontare appunto la storia di due ragazzi tunisi che fuggivano, o meglio venivano in Italia, non arrivano in Francia e si univano a una band di musica salentina. Perché poi queste cose diciamo succedono soprattutto in Puglia, perché lì avevano fatto gran parte di questi centri di accoglienza, li portavano soprattutto lì. E mi è venuto in mente di lasciare anche la pizzica, no? Come musica del film, perché era tematica, comunque la pizzica lo spieghiamo pure nel film, era una musica che serviva a curare, no? Curare soprattutto un malessere. E quindi io avevo da sempre questa immagine di questa ragazza tunisina che ballasse la pizzica, sono riuscito a mettercela dentro in questo modo. E niente, da lì abbiamo deciso di fare appunto una storia, abbiamo anche intervistato tante persone, tanti ragazzi che in quel periodo arrivavano in Italia e abbiamo preso delle storie e abbiamo appunto creato i caratteri di Amir e Tarek e poi la band diciamo è fatta a immagine e somiglianza di una band che realmente esiste, sono i Mascari Miri che poi hanno fatto le musiche del film e quindi diciamo cucendo tutte queste storie insieme abbiamo deciso di fare questa storia di viaggio che partisse dal fenomeno dell'immigrazione per raccontare con un altro tema che a me stava molto a cuore, che poi è quello che sta alla base del film, cioè quanto è difficile, no, vivere una vita piena quando ancora non sei riuscito a raggiungere i tuoi scopi personali e magari non ci riuscire mai. E questo è anche un po' il tema che vive un po' la mia generazione, no? Sempre sulle sabbie mobili, su questo precariato perenne, quindi ecco, non sai mai domani che cosa succederà e se riuscirai a far sì che succeda qualcosa, per questo motivo spesso sei infelice. Così è andato. Io l'ho visto, come vi ho detto, l'ho visto oggi pomeriggio alle 4:15 per la prima volta. E a me è venuto in mente subito un titolo, Segreti, moltissimo, moltissimo. E mi è venuto in mente Segreti e bugie di Mike Leigh, perché praticamente poi, senza fare spoiler, perché il film lo deve ancora vedere,
vedrete che ogni protagonista, ogni personaggio del film ha qualche cosa da nascondere, nonostante che, diciamo, per esempio la band si conosca da quanto tempo sono in attività, diciamo, gli evangelisti che si chiamano così perché si chiamano Matteo, Giovanni, tanto tempo hanno raggiunto, però ognuno di loro ha un segreto, ha qualcosa da nascondere, insomma. Gli stessi ragazzo e ragazza arabi, diciamo, fingono all'inizio, beh, non ve lo dico perché, avete ragione, ci sono lo spettacolo successivo. Sì, quelli che stanno entrando adesso sono quelli dello spettacolo successivo. Quindi sì, no, non vi rivelo nulla, però ecco, c'è questa caratteristica e poi c'è questa capacità veramente che io trovo straordinaria per un ragazzo così giovane, ha messo insieme nel film la libertà di essere quello che si vuole, si sfiora l'omosessualità, si sfiora il tema dell'omosessualità, si sfiora il tema della libertà delle donne che purtroppo nei paesi arabi insomma è limitata, si sfiora la condizione in cui vivono queste persone che, diciamo, vengono bloccate e vivono come braccati, come vengono nei centri di detenzione, nei centri di CIE, insomma, cose, cioè, è come se fossero colpevoli di un reato. E invece il loro, diciamo, il loro unico scopo è quello di andare via. Cioè, chi conosce, insomma, la storia del mondo sa che il mondo si è sempre mosso. Cioè, credo ad Adamo ed Eva, cioè da quando c'è l'uomo, l'istinto dell'uomo è di migrare, di spostarsi, di conoscere nuovi posti, insomma, e soprattutto di fuggire da una situazione di cattività come quella che l'abbiamo fatto noi andando a lavorare in Belgio, andando a lavorare insomma nei paesi, negli Stati Uniti, così, cioè, e quindi è sicuramente una materia, diciamo, complicata, che va regolamentata, che va trattata. Però c'è sempre la presunzione di innocenza, mai trattare una persona come se fosse colpevole di un reato, quando l'unico reato, l'unica colpa che hanno è quello di cercare una vita migliore, insomma. Hai pensato anche a questo, naturalmente, quando... Beh sì, cioè, noi abbiamo una storia di migranti prima che di immigrati, quindi è chiaro che fa parte del nostro DNA, quindi certo. C'è una frase bellissima che lui ha messo come... perché stavolta sono professionale, guardate, è mio per Francesco Bruni, ho anche il pressbook del film stampato, quindi sono molto... che... è vero che tu hai il microfono. Lo sai, una volta che mi hanno detto che l'avevo inghiottito il microfono, io l'avevo inghiottito e che quindi la voce era... ognuno di noi in fondo ha un mare davanti a sé da attraversare e un dolore dal quale guarire. Io la trovo bellissima questa frase, è tua, è della distribuzione, eh? È della distribuzione. Però di solito le distribuzioni sono colpevoli di nefandezze, tipo un film come Eternal Sunshine, nominarlo Se mi lasci di cancello, insomma. Ma invece in questo caso ci hanno consigliato il titolo, che era Out on the Road, che sì. È un altro come? Arimon, una di miele. Ah. Però forse è meglio da... Sì. Beh, anche perché usciva... Mi sono fidato di loro, ho detto, vabbè, il mestiere vostro. Sì. Anche perché usciva in contemporanea con La notte della Taranta di Melpignano, il film è uscito il 24 sì. agosto, e quindi quello è il periodo della Taranta. Poi adesso quello è un ballo, insomma, che in qualche modo ha il suo seguito, insomma, c'ha... E lo vedrete... È internazionale. Infatti, sì, vedendo i maestri concertatori da quello dei Police, insomma, Carmen Ponzo, diciamo... Nel 2012 ci fu Goran Bregovic. Ah, Goran Bregovic, certo. E lì mi accorsi dei mascherini, quindi per la prima volta sul palco. Sì, ormai è una manifestazione... tutto il mondo. E vedrete, senza dirvi niente, come la pizzica aiuta anche la ragazza araba Amira a liberarsi dai condizionamenti. Spoiler. No, vabbè, io sono la pizzica, mica li sapete. Fare quei pip quando ma tanto mica li sapete i condizionamenti che c'ha Amira. Allora, questo film, l'ulteriore bellezza. Di questo
questo film. L'ulteriore bellezza di questo film è che voi non sapete mai che cosa succederà dopo. È una sorta di thrilling quasi, perché non c'è mai che cosa, quello che succederà nel momento successivo, insomma, perché spiazza continuamente. Quindi. Gliela fate voi la domanda, visto che quelli che hanno visto il film, dai. Dai, quelli che hanno visto il film ce l'hanno una domanda da fare. Io sono più timido. Il film ha una grandissima leggerezza e sono stupito dall'età del regista. Il film è proprio aereo, bellissimo, nonostante i temi così importanti. Veramente grazie. Allora, io volevo sapere i tempi, diciamo, della lavorazione del film, il clima sul set, eventualmente insomma anche con quando giravate in esterna con le persone, insomma, che... Allora, il clima ci siamo tirati i capelli per tutto il film, siamo presi, no, scherzo, il film è stato un bel clima, come è stato un film di viaggio, quindi ecco, è stato un clima quasi cameratesco in qualche modo, sì, abbiamo condiviso alberghi, avventure, quindi da quel punto di vista è un'esperienza bellissima. E le riprese sono durate 5 settimane, dalla Basilicata, in gran parte del film è girato a Maratea, poi siamo spostati in Puglia, siamo andati a Roma e infine al confine con Ventimiglia. E le, diciamo, le persone quando giravate erano incuriositi in qualche maniera? Ma in Puglia, soprattutto per la presenza di Nabia, lei c'ha un seguito in Puglia enorme, cioè è una rockstar quando va lì, la ferma, la chiedono autografi, dovevamo quasi fare un servizio di sicurezza. E per il resto sì, insomma, curiosi, come di solito capita quando uno vede un set, si avvicina, guarda che sta succedendo e poi se ne va per la tua strada. Insomma. Qualcun altro? Renato. Ma volete il microfono? No, pure Renato. No, sono tutti sparito di nuovo. No, due curiosità, io prima ancora non l'ho visto. La prima è che, insomma, capire un po' il percorso. Mi ricordo tanti anni fa, appena sei entrato di Cinema Avvenire, di tanti anni fa, e quindi c'è stato un forse un percorso che ti ha portato a questa tua prima opera. C'è stato facile. Io ero uno, dormivamo a letto accanto. Una camerata grande che a Venezia. A Venezia. Okay. Insomma, quindi è bello vedere che appunto vedere un'opera prima e capire un po' il percorso, se è stato facile, difficile arrivare un'opera prima. E poi, dato che il film è parzialmente ambientato in Puglia e il Fest Film è stato presentato al Bari Film Festival in concorso, e quindi capire come è stato il riscontro in Puglia in un festival così importante, andarci poi con un'opera prima deve essere stato particolarmente emozionante. Sì, guarda, intanto è un'opera seconda, perché io ho già fatto però una coreggia, quindi qua la reputo più la mia opera prima e mezza. Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato. Speriamo di arrivare all'8 e mezzo. ma come tutti i film indipendenti, film opere prime e seconde, ho avuto un percorso molto lungo e travagliato, siamo partiti da un fondo diversi anni fa che prendevamo un fondo di sviluppo e la sceneggiatura che poi ci ha permesso, insomma, di scriverla e iniziare a poi chiedere gli altri finanziamenti pubblici che ci hanno permesso di realizzare il film, quindi è stato un percorso durato quasi 3 anni, ecco, per arrivare alle riprese abbiamo messo 3 anni e un budget che alla fine non tanto alto, anzi basta un low budget e niente, quindi è un percorso che hanno molti altri cineasti giovani che tentano di fare il primo o il secondo film, perché le grandi produzioni ti snobbano, quindi se comunque hai caparbietà riesci in qualche modo ad andare avanti, però non è che trovi grandi interlocutori in giro. Per fortuna, ecco, questo è un paese che sembra strano dirlo, però la cultura l'aiuta, nel senso che comunque ci proviamo. Ci sono, sì, perché uno sembra sempre, quando parla dello Stato, no, di chi ci rappresenta, è sempre portato a parlarne male, no, perché poi uno vorrebbe sempre il meglio. Però almeno per la cultura abbiamo vari fondi, abbiamo varie possibilità per finanziarci. Poche sicuramente, però qualcosa c'è, diciamo, quindi in questo senso sono stato fortunato, mi hanno aiutato, ecco,
diciamo, il film ha avuto dei contributi economici che hanno permesso poi che si facesse. Hai due co-sceneggiatori conosciuti, uno è Emiliano Corapi e l'altro è Amara Lacaus, quella di Amara Lacaus, sì, che è uno scrittore che ha scritto Come trovare, sì, no, Scontro di civiltà, un ascensore a Piazza Vittorio, Il divorzio all'islamica a Viale Marconi, insomma è uno scrittore algerino naturalizzato italiano, vive qui da visto qui per oltre 20 anni, quindi conosce molto bene, diciamo, le problematiche degli immigrati e degli asilo, e io l'ho coinvolto in corsa, avevamo già scritto la sceneggiatura con Emiliano e lui ci ha aiutato a, diciamo, a raccontare al meglio con i caratteri, no, le psicologie di Amiretta Reck, sono fondamentale soprattutto per questo motivo. Un'altra cosa bella di questo film è che i tunisini tra loro parlano la loro lingua, è sottotitolato, insomma. I pugliesi parlano pugliese e non sono sottotitolati, però diciamo si intuisce, ma hanno lasciato, tipo, diciamo, volevamo questo... mettere i sottotitoli anche per loro, ma poi diventa un film per il mercato estero. Certo. Ah, una domanda. Sì, volevo sapere se è d'accordo sulla funzione liberatrice della pizzica. Oppure come scriveva De Martino, non so se l'ha detto, se diciamo è una cosa mistica, un mito, oppure no. Lei il film lo deve ancora vedere? Lo devo ancora vedere. Ah, ok, se ne parla poi. Quindi le lascio da sorpresa alla visione. Sì, è molto emozionante il momento in cui, vabbè, però non lo posso dire, come è difficile, la prossima volta l'incontro lo facciamo alle 10:30, quando l'hanno visto tutti. Comunque abbiamo iniziato in maniera molto, molto tematica la pizza, quindi è più una chiave curativa, ecco. Perché De Martino ha scritto, diciamo, dei bellissimi episodi. Sì, certo, ci sono la base anche della nostra vicenda. Dove c'è stato il canto delle tre figlie, no? Sì, sì, anche con la passata, ho scritto il libro insieme. Sì. Ci sono altre domande? Io. Sì. Io già ho qui. Ah, bene. Non fare spoiler però, mi raccomando. No, la cosa che mi è venuta di più è che non è vero che poi esiste questa diffidenza così forse che noi italiani abbiamo con questi emigrati, no? E mi è piaciuta proprio la leggerezza e la fiducia. Sono sentimenti che adesso non esistono più, non esistono manco per gli italiani italiani. Per cui questa cosa mi ha veramente colpito. E soprattutto l'autenticità che esistono ancora dei sentimenti buoni. Quindi l'ho interpretato sotto forma di lottiamo per queste cose belle che ci appartengono. Grazie a lei. Beh, i personaggi dell'edizione del film, diciamo, sono un po' portati anche ad avere questa visione più aperta, essere propensi ad aiutare i due protagonisti, perché sono, quello vedete, sono tre sfigati che hanno rinunciato alla vita per inseguire un sogno, e quindi senza raggiungerlo, chiaramente, e quindi vedono un po' in questi due ragazzi tunisini che ai loro occhi hanno un progetto di vita, e quindi dicono, vabbè, noi abbiamo avuto confuso un cavolo nella vita, facciamo qualcosa di buono, aiutiamo questi due. Sì, sì, però poi è di stimolo anche per loro, insomma. Sì, sì, sì. Perché assolutamente, insomma, c'è una cosa che mi era piaciuta nelle cose che avevo trovato, cioè è difficile trovare un film che mescola insieme commedia romantica, dramma, film sociale e road movie musicale, insomma. Cioè, poi tutto questo in 80 minuti, cioè, ha fatto un miracolo, insomma, c'è un grado di sintesi in questo film. Ti sei imposto questa durata oppure pensavi che era giusta? No, dal montaggio, quando arrivi al montaggio poi devi fare delle scelte, no? Perché devi arrivare un po' all'essenza del tuo film, cioè quello che è superfluo devi anche se mai in cuore lo devi buttare via. Quindi poi abbiamo fatto tante proiezioni prima di chiudere il montaggio e siamo accorti che alcuni punti o non funzionavano oppure erano ripetitivi. Quindi abbiamo asciugato fino ad arrivare a quella che secondo me era la durata ideale.
Certo. Beh, anche Woody Allen c'è tanto questa, sì, questa durata è giusta perché evita momenti di stanchezza. Avrei fatto lettere a fine di due ore, però era inutile, come dire, avrebbe funzionato di meno. Certo, certo. No, infatti è un motivo per cui poi il film ti prende e veramente poi ve ne accorgerete vedendolo, insomma, che non lascia più. Francesco, allora, noi abbiamo... cioè, sono altre domande? No. Allora... Adesso ho un nuovo progetto in cantiere che sto sviluppando, che spero di fare l'anno prossimo, che è una mancina natura, però non ne posso parlare, anche per questione di scaramanzia, perché... capito che la differenza tra un film che si fa e uno che non si fa è soltanto una, cioè che uno si fa e l'altro non si fa. Io non so proprio per girarlo, non ne parlo. Allora, noi vogliamo ringraziare il regista Salvatore Allocca per essere con una miserissima targa. Questo film, e stavolta il testo me lo sono scritto qui perché lì è scritto talmente piccolo, wow, che gli ci vorrà una lente per leggerlo. Ecco. E sulla targa è scritto: a Salvatore Allocca, regista cinematografico e sceneggiatore. Ah, perché non vi ho detto che lui è stato anche produttore di questo film, praticamente lo riassume tutte i ruoli in un'unica persona. Per il coraggio dimostrato nel realizzare un film che parte dal tema scottante dell'immigrazione per raccontare una storia più universale, una riflessione sulla vita, su cosa significa viverla appieno e combattere per l'emancipazione personale. Imitando la vita più che la finzione, l'autore propone una commedia che non regala soluzioni immediate, ma racconta la fatica della conquista del sé, raggiungibile soltanto mettendosi completamente a nudo. In un film in cui la musica è libertà, ma anche speranza, troviamo racconto sociale, ironia, paura per il futuro, ed è il viaggio stesso ad indicare la via, anche attraverso percorsi inaspettati. La sua storia racchiude un messaggio universale. Il coraggio di assumersi dei rischi è l'unica vera possibilità di riscatto e di svolta nella vita. Solo dando fiducia agli altri, anche se diversi da noi, si possono ricevere in cambio arricchimenti e sorprese. A Salvatore. Africano che ho letto qualche giorno fa, mi è piaciuto tantissimo. Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia. Questa splendida realtà per noi dura da 27 anni, grazie al vostro sognare insieme a noi.